C'è un uomo in stato di agitazione sui binari, sta lanciando grossi sassi, fermatelo. Nella stazione ferroviaria di Lambrate, a Milano, un grido disperato della polizia ferroviaria richiama l'attenzione di una volante in servizio. Un uomo, in preda all'ira, sta lanciando sassi e mattoni contro i treni e i passanti. La sua furia sembra inarrestabile. Gli agenti, prontamente, intervengono per fermarlo, ma lui scappa via. Inizia un rocambolesco inseguimento e una violenta lotta fisica. Poi, l'orrore. Tre terribili coltellate feriscono gravemente un poliziotto che inizia a perdere sangue, crollando a terra. È l'ennesimo episodio di violenza a Milano. Tutto ha inizio intorno alle 23:20 di mercoledì 8 maggio, nella stazione di Lambrate di Milano, binario 12. Un uomo, identificato come Hassan Hamis, un immigrato irregolare di origini marocchine, con un lungo elenco di precedenti penali e tre ordini di espulsione mai eseguiti, si trova in uno stato di alterazione. Raccoglie sassi e mattoni, lanciandoli contro treni e passanti. Una donna viene colpita alla tempia mentre passa di lì. Svenuta, viene prontamente trasportata al Fate Bene Fratelli con ferite non gravi. La polizia interviene immediatamente, con le pattuglie del 113 in emergenza e la volante Zara, guidata dal vice ispettore Cristian Di Martino. Anche se prossimo alla fine del turno, Di Martino si getta coraggiosamente nella mischia. La situazione è drammatica. Hamis fugge e si rifugia sui binari. Gli agenti lo afferrano per evitare che venga travolto da un treno. Nonostante gli ordini di arrendersi e l'uso del taser, l'uomo non cede. La pistola elettrica non ha effetto sul suo spesso giaccone. Inizia una lotta corpo a corpo fra Di Martino e Hamis. In pochi istanti, il marocchino estrae un grosso coltello da cucina, 16 cm di manico e 20 di lama. Con ferocia colpisce il poliziotto tre volte alla schiena, causandogli gravi ferite anche agli organi vitali. Il poliziotto inizia a perdere una grande quantità di sangue mentre i suoi colleghi immobilizzano l'aggressore. Segue un'ambulanza di corsa verso l'ospedale Niguarda di Milano. Di Martino arriva in ospedale in condizioni critiche. Dopo un intervento chirurgico durato 7 ore, durante il quale ha ricevuto 40 trasfusioni di sangue e 30 di plasma, i medici riescono a rianimarlo da un arresto cardiaco per ben 5 volte. Attualmente si trova in prognosi riservata, ma nelle ultime ore le sue condizioni sono in miglioramento. L'immigrato, Hassan Hamis, invece, viene immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore. Ora deve rispondere di diversi reati, tra cui tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, lesioni nei confronti di altri due agenti intervenuti per fermarlo, porto di arma bianca e falsa attestazione di identità. Durante i vari controlli delle forze dell'ordine, infatti, ha fornito ben 22 nomi diversi. Durante l'udienza di convalida dell'arresto, si è mostrato pentito per quanto accaduto, spiegando il suo gesto come una reazione disperata alla continua situazione di disagio e tensione vissuta per strada. Nel suo passato criminale compaiono altre aggressioni armate, e i suoi 22 anni in Italia sono stati caratterizzati da periodi di detenzione a Poggioreale e Avellino, e diversi precedenti penali per furto, rapina, droga, lesioni e sequestro di persona. Due domeniche fa era stato fermato dalla polizia ferroviaria a Bologna per aver minacciato i passeggeri di un treno italo con un rasoio in mano. La procura di Milano ha richiesto al giudice che l'aggressore resti in carcere, motivando la richiesta con queste ragioni. È una persona estremamente pericolosa e violenta, e di fronte alle forze dell'ordine scatena ancora di più i suoi istinti aggressivi. Il dibattito sulla sicurezza nelle grandi città torna di attualità, soprattutto a Milano, dove si è registrata un'altra aggressione nelle ultime ore. Un agente ha sparato ferendo un immigrato egiziano nella stazione centrale. Solo tre settimane fa, il questore Giuseppe Petronzi, ora prefetto, aveva lanciato l'allarme riguardo al crescente utilizzo di coltelli per le strade milanesi. I dati parlano chiaro. Quanto accaduto a Di Martino non è un caso isolato. Solo nell'ultimo anno, ben 97 agenti sono stati aggrediti a Milano.